Action kick! Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Takedown, la 31esima signori, ed è compagnia come sempre, c'è il mitico Gabriele. E allora buonasera a tutti amici dell'IVWE, quest'oggi a Milano, Italia, per la 31esima puntata di Takedown. Subito la card Michele, senza passare dal via. Il primo match, esatto, l'apertura sarà Robert Lowenberg contro Cresios, poi prossimo Michele 1-on-1 e poi Skullomania contro Panic in un 1-on-1. Scontro inedito tra le C2, qua guarda per il nostro main event, Catastrofe contro Cyber Adam. Solo 4 match, ma sembra di esserci comunque un bel po' di carne sostanziosa Michele, questo inizio puntata. Subito Robert contro Crazy Horse. Ci tuffiamo a capofitto nel primo match. Qua il caro Crazy Horse non ha passato bei periodi, soprattutto scorsa settimana che ha affrontato il Giga Chad Red Devil. Esattamente, un uomo che è passato a NBG da essere il Virgin Red Devil ad arrivare a Takedown per essere il Chad Red Devil, essere il nuovo Xtreme Champion di Takedown o Hardcore Champion, non mi ricordo una delle due. Xtreme Champion, proprio lui, Crazy Horse, che ha fatto anche una performance decente settimana scorsa ma che non ha capitalizzato. Quest'oggi cerca di rifarsi inizio puntata contro un uomo che invece non se la passa neanche affatto male come Robert, che è riuscito a portare a casa quella questione in sospeso con Ulrich Schroeder, almeno così sembrerebbe. Così sembra. Intanto salutiamo Mandingo, sempre qui, sempre con noi, il nostro operatore di gara per tutto il resto della serata qui di Takedown, il nostro Mandingo, che anche lui, devo dire, passa periodacci, lo stesso direttore di gara, insomma, l'arbitro di Takedown. Esatto, Mauri non lo paga sto povero arbitro, anche se fa cazzate. Mentre qui Crazy Horse se... mamma mia che ginocchiata. Che ne pensi del fatto che entrambi, che comunque sia, mostrano una certa agilità entrambi, devo dire, sia Robert sia Crazy Horse lottano entrambi con questi maledetti jeans attillati, non c'è più neanche uno superstar. Ormai è la tua battuta quando siamo su Takedown, i jeans attillati. Non posso farci niente Michele, io più ci penso più noto che nessun lottatore lotta più con le mutandine tipo lottatore anni 80 con questo roster, tutti con i jeans. Intanto qui sembra anche giusto, intanto crossface qua di Crazy Horse, ma no, si libera troppo presto e Robert sembra uscire senza problemi, lo butta nuovamente all'angolo, quindi forse un tentativo di superplex. No, e qua gorilla press senza il minimo sforzo. Notare quindi Michele la forza di nuovo come Robert Lowenberg, ma uno che solleva pesce tutto il giorno a un certo punto avrà un fisico come quello, quindi Michele giustamente sollevatore di sgombri. Intanto mamma mia, questo l'ha fatto la scorsa settimana che ha pescato un pesce grosso così, ha sollevato e l'ha buttato al suolo e penso che pure sfregiato il volto di Crazy Horse. Infatti guardalo lì, guardalo verso il sopracciglio destro lì, Crazy Horse ha un'evidente ferita e qui Robert infierisce. Qua ci passa sopra come se niente fosse. Ovviamente più di 300 libbre che ti salgono addosso Michele. E smangia le mani pure. Non gli è bastato il pesce spada di oggi pomeriggio. Ma con lo splash! E va ancora, attenzione! L'Electro, davvero pescatore, no! Tenta la spear Crazy Horse, la evita in seconda battuta qui. Robert che lo riprende! Attenzione! Mamma mia! Double shock bomb, buttato al suolo violentemente adesso. Crazy Horse reagisce. Imparata, evita un colpo di Robert. al braccio addirittura, doppia testata sulla spalla più o meno di Crazy Horse, che qui però evita la gomitata, prova un destro respinto dal pescatore di Takedown, lo porta però sulle spalle, no, sguscia via qui Crazy Horse, bip bip proprio come un treno alla riscossa. Adesso la rincorsa e leg drop! Leg drop davvero pescatore, leg drop davvero pescatore, mamma mia, sembra aver preso le redini. Qui Crazy Horse le sta prendendo molto. Attenzione, qui attenzione di nuovo, leg drop davvero pescatore, steso come qua Robert. Attenzione Robert, però il tuffo della... no, ha sbagliato misura, la carpa è finita dentro in una cascata. Vabbè, tanto in ginocchio, mette in ginocchio, tecnica tramandata da stili di arti marziali orientali e soprattutto tecnica abusatissima dal gran maestro, non un maestro Michele ma un vero e proprio giustamente un gran maestro. Tuffo della corpa out of nowhere, 1, 2, 3 attenzione, conto di 2,5, ci è andato vicinissimo Robert, che rigira adesso di nuovo, con lo splash, 1, 2 e ancora, resiste ancora Crazy Horse, la sta passando davvero molto brutta Michele, ma c'è che in qualche modo Cresios di reagire, lo riprende qui. Già intanto frontline, lo butta al suolo con tutto il suo peso, però lo schieramento non inserisce minimamente, però Robert a conto di 1 si alza subito, però la spia la distanza era avvicinata, ma se l'aspettava qua Robert, mi ancora mangia le mani qua, attenzione ginocchiato, ma si è apparato, oh mio dio, entrambe le braccia, una saggissima parata da parte di Robert, che adesso dopo un suplex tuffo della carpa, ma le corde, Mandingo non nota le corde, sta chiaramente tenendo le corde Robert, ma si è tenuto due corde, la seconda e la prima corda Michele, Mandingo la dovrebbe aver chiaramente visto. Robert vince in questo caso, in questo modo, cioè però... Questa è una continua sfiga di Crazy Horse. Oddio, subito! Oh, intanto nel backstage... manco il tempo di rimuginare su quello che è successo e già subito si menano sti due. Sicuramente due che non si piacciono affatto, Michele. Da quello dei commenti della scorsa settimana e qui... QBR, che è apparso settimana scorsa, il Ruthless Hitman, il Flapjack, direttamente da NBG al debutto... in quella di Takedown, ha interrotto 3 Big T Nichols e si sono scambiati parole molto dure l'uno con l'altro. E qui nel backstage addirittura veramente... se le stanno dando le parole che si sono dette proprio... Sì, cioè... parecchio alzo dei due... Trell! Con una testata. Madonna, qui. Che capocciato che ha dato Trell! Mamma mia! Ha rimbombato pure quel calcio. Sì, comunque devo dire pessima scelta arbitrale quella di Mandingo nel match di poco fa, veramente si è tenuto ben due corde. Crazy Horse sta avendo molta sfiga ultimamente, più di quanto sempre, secondo me ha iniziato tutto da quando ha perso il titolo international. Già, ma secondo te c'è lo zampino anche in questo caso di tu sei chi? O potrebbe essere una coincidenza? Potrebbe essere una coincidenza, come dici te. Potrebbe come potrebbe non esserlo, insomma, lo vedremo più avanti. Mamma mia! Rimbombato qua Trell, ma... chop! Trell, mamma mia! Stanno combattendo sul metallo, praticamente. Ancora la mazza da baseball, mamma mia! Trell proprio incazzato pracico. non ha preso per niente bene il fatto di essere interrotto nel ghetto. No! Oh! Aia! Cazzo! Oh, wow. Cioè non arriveremo a SummerSlam per interi. Cioè non andranno interi a SummerSlam. Qui nuovamente stanno mazzolando Trell, qui reagisce. Mamma mia! Dritto con la sul metallo. Sicurezza! Qualcuno li fermi! Ma la sicurezza è deleteria a Takedown, Michele. Non l'ho porca puttana! Non hai ancora capito, Michele. Hai visto cosa hanno fatto i Franco Zucconi 2 tra Cyber Adam e Bogdan? Non sembra. C'hai ragione. C'hai ragione. E c'hai ragione. Che esistono. E c'hai ragione. Mamma mia, ma onestamente, Michele, se tu fossi una guardia della sicurezza ti metteresti davvero in mezzo a questi due? Se non sono grossi, no. Però non sono grossi, però sono sicuro che sia l'uno che l'altro mi prenderebbero a calci nel culo se mi mettessi contro di loro. Calci in culo proprio. E intanto, mamma mia. Stanno qui Tibiere sta spostando il combattimento un po' più in là rispetto al backstage. Siamo praticamente nella zona del parcheggio. C'è pure siamo street. Siamo veramente nella strada qui nel parcheggio. E lì, Michele, come puoi vedere c'è anche un coso del pavimento bagnato. Se ci passi sopra potresti addirittura scivolare, pensa. Esatto, sì. Ecco, Trell è scivolato, ci è passato sopra. Scivolato Tibiere, sta andando verso la macchina, attenzione. Trell. Che cazzo succede? Hanno preso una macchina e se ne sono... Oddio! Trell si è buttato a pesce nel finestrino della macchina, Michele. Ma che cazzo significa? Ho visto, Tibiere è andato verso la macchina, chiaramente l'abbiamo visto prendere la macchina e Trell... Cioè Trell come cazzo... Ma cazzo è veramente Rubber se si fosse tuffato a pesce. E ti ha fatto un tuffo e è finito direttamente nel finestrino dentro la macchina e la macchina è andata via. Adesso si stanno mazzolando praticamente tutte per le strade di Milano. Realmente però, Michele, che ci sono aggiornamenti su questa faccenda. Probabilmente sapremo di più non lo so, dalla polizia di Milano, se Milano ha effettivamente la polizia, non lo so, non ci sono mai stato, però vabbè, non sappiamo se vedremo altre immagini di quello che succederà dopo, ma andando adesso ci concentriamo su questo match Skullomania contro Punisher. Sì, andiamo avanti quindi con direttamente un calcio in fronte. Questo scontro è molto inedito, se vai a pensarci. Sì, perché si sono incrociati ma non si sono mai scontrati. Sì, penso... La bestia tanto si sono mai incrociati, ora che ci penso. Non vorrei però dire una gaffe. No, no, si sono incrociati, perché ricordi la sua cena con Jay Austin? È vero, in modo in effetti è abbastanza inedito questo match. Abbiamo da un lato l'uomo che diciamo sta rendendo la vita l'ex general manager di Fury, ovvero Mucompro, un vero inferno. Cioè Punisher. Ricordiamoci che la settimana scorsa Mucompro ha voluto il suo match a SummerSlam e Punisher ha accettato. Ma onestamente, Michele, devo dirtelo, se io fossi in Mucompro non lo so, all'idea di dover affrontare uno come Punisher, come Abel Brown, insomma, Punisher come lo si vuole chiamare, mi cagherei sotto già neanche partiti. Beh, Mucompro alle palle, perché cazzo gli hanno dato fuoco, mesi fa gli hanno dato fuoco e adesso è proprio qui. Ancora vivo e desideroso di vendetta. Tanto Skullomania ha mandato fuori Punisher, intanto lo invita a rialzarsi, si vuole tuffare da lì, oddio! Oh wow! Oh cazzo! Oh. Mamma mia! Direttamente nella tana del lupo, si è buttato nelle stesse fauci del leone qui, Skullomania. È stato schiantato di violenza contro l'Epron. Ah, e incominciamo con le gambe di... Cominciamo subito con le gambe di Skullomania che fanno ciao ciao. Lo stile che ormai conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere di Punisher, Skullomania qui dovrà sudare 7 minuti. Arikarana di Skullomania. Tanto sale sul ring e lo attende pure, no, anzi lo arriva a riprendere, a bloccare il conteggio. Oddio, mamma mia, e jumping DDT. Intanto, mamma mia, Punisher lo prende per il collo e gli rifila questo pugno in panza. Lo rialza subito dopo. Adesso Punisher, mamma mia, lo prende subito di nuovo dietro al collo stavolta, con tanto amore e tanta gentilezza. Sicuramente lotta sulle spalle, ancora lo schianto sulle pro ring. Ed è ben lungi dall'aver finito, però qui il conteggio è... conteggio di 6 qua. Resalgono insieme. Intanto sale sulla terza corda Skullomania. Pessime da qui. Invece no. Si lancia pure addosso a Punisher. Adesso lo rivolge in piedi, si carica l'ex Light Heavyweight Champion di Takedown. Attenzione, attenzione, scuola bar. Attenzione, no. Cazzo, gli fai la sottomissione a uno. Gli fai la sottomissione adesso. Troppo presto, amico mio. Quantomeno fare una sottomissione a uno specialista delle sottomissioni. Lo sta imbruttì. Lo sta imbruttì. Sì. Adesso però si rialza un po' sul dito. Skullomania lo riprende subito però. Mamma mia. E intanto... eccola. Si carica, si carica. The Annihilation Slam. Gli pizzica la mano, attenzione, l'ho preso. Annihilation Slam a segno. Deve essere davvero la fine qui per Skullomania. 1, 2, 3 e 3. E del brano, questo è stato un match. È bastato un Annihilation Slam. Ricordati con chi abbiamo a che fare, Michele. Mamma mia. Tra l'altro l'aver lasciato l'armata russa ha riportato il tema musicale a essere tedesco, credo, per la gioia di Alan Mac, credo. E intanto, parlando proprio di Alan quest'uomo, eccolo qua, è arrivato uno che non c'entra un cazzo con Alan Mac, il nostro Xtreme Champion. Il nostro Xtreme Champion, chissà che cosa vorrà. Mentre un messaggio per lo spogliatoio di Takedown, ora più che mai, visto che indiscusso Xtreme Champion del roster, dello show, anzi. Esatto, è riuscito per un'impresa titanica, uscire da un triple threat senza avere infortuni. Già, inizialmente il tempo ad allenarsi l'ha reso un ottimo incassatore e devo dire che ormai ciò che lo uccide lo fortifica, lo rende più forte. E devo dire, Michele, per quello che è il panorama forse del titolo Xtreme, ci vorrebbe in effetti qualcuno in grado di incassare, perché il senso del titolo più o meno è sempre quello, perché non è una questione, quando si lotta per il titolo Xtreme, di se ti farai male o no, è una questione di quanto ti farai male. Esatto. Red Devil ci azzecca bene con queste caratteristiche. Già, chi la dura la vince, questo descrive al momento la carriera, questa fase della carriera di Red Devil, che adesso diremo cosa da dire qui a Takedown. Vedremo che cosa avrà da dirci il nostro Xtreme Champion. Sono stato assente dal ring per quasi un anno, ma oggi non sono qui per dare spiegazioni. Questa volta sono tornato per restare, ma soprattutto per vincere, ed è quello che sto dimostrando a tutti. Appena sono ritornato poco più di un mese fa, ho messo subito in chiaro le cose, ritornando campione. Ma non è finita qui. Adesso il mio obiettivo sarà quello di difendere questa cintura e distruggere chiunque si metta contro di me. Perché Red Devil è tornato, bastardi, ed è tornato per restare. Beh, poche parole Michele, ma è andato dritto al sodo, è più carico che mai, attenzione. Oh cazzo. Mo compro. Oddio. Oh cazzo. Come mettere... Oh! Sono brutti ricordi, vero? Quelli che non se ne vanno. Quelli che ti divorano ogni giorno. Quelli che non vorresti mai rivivere. Quell'incendio che neanche un estintore spegnerà. È brutto quando non vuoi ricordare, ma qualcuno ti forza a farlo. Ma che cazzo? Che cazzo è? Cosa cazzo? Oh cazzo! Cosa cazzo abbiamo visto? Penso che vivrò meglio questa giornata, Michele, se non mi faccio alcun tipo di domanda e non me lo chiedo. Ma anzi, forse stiamo per scoprirlo. No, è Jay Austin, come non detto. No, avevo visto lo testo e pensavo fosse Punisher di nuovo. E di nuovo Punisher? No! Però porca puttana, cosa ho visto? È stata la cosa, una delle più inquietanti da quando seguo Takedown, Michele, devo dirtelo, non me lo spiego neanche io. E ormai che... non dovremmo farci l'abitudine di queste cose ormai. Con uno come Punisher sicuramente. E beh, quando pensi in realtà, Michele, che il peggio sia passato, ecco che ti spunta la Nemesi. La dico bastardo qua, che il campione international da un bel po' che non è apparso nella scorsa puntata ed è stato strano. E adesso è quello qui e guardalo come si stringe bene bene il titolo alla vita. Tra le mani, esatto. Giusto che è stato assente da un bel po', da un bel pezzo ormai. Si è preso una pausa da quello che so. E adesso è tornato. Sono stati i giorni o settimane, insomma, migliori delle vite di Skullomania, allora. Se non deve fare. A me l'ha ripreso un po' lucidità. Vedremo che cosa avrà da dirci stavolta. Infatti, sentiamo Jay Austin. Salute a voi, popolo della IVWE. Lode al vostro nuovo campione international. Vi devo chiedere scusa se sono stato via per così tanto tempo, ma dopo il match che ho avuto contro Judas Steel, Stage 25, avevo deciso di prendermi una pausa per me stesso e ricaricare completamente le mie energie. Ma ora l'attesa è finita. Jay Austin è tornato più forte di prima. Ma ora veniamo a voi. Essere uscito da Judgment Day con un titolo alla vita mi ha fatto sentire bene. Devo ammettere che mi mancava avere un titolo alla vita. Questo vi fa capire che lottando duramente si può ottenere qualcosa, ad eccezione di raccomandati, che ottengono sempre tutto. Il caso più plausibile è Skullomania, perché nonostante abbia ottenuto una title shot, mettendomi anche in mezzo contro Trell, Big T Nichols, ha perso il suo titolo contro lo stesso Trell, causando la morte della divisione dei pesi leggeri. Anche se avessi vinto io quel titolo non sarebbe cambiato nulla, perché io l'avrei buttato nella spazzatura quel titolo dei pesi leggeri. Ma ad ora che ho un titolo più interessante di quella robaccia, bisogna dire che io avevo ragione su tutto. Skullomania è un uomo debole. È stato sconfitto da Big T Nichols. Voi pubblico dovreste saperlo, visto che voi siete i suoi fan. Avevo ragione. Io avevo ragione su tutto. Skullomania è un egoista. Ammetto di essermi fatto una risata quando ho visto che ha perso. Ma ormai non mi interessa più, quell'uomo ormai è finito. L'era di Skullomania è conclusa. Ed ora dà inizio la mia era. L'era di Jay Austin come campione di questo show. Ma non sa chi potrò affrontare con questo titolo. Dipende chi sia, perché a me non mi piace scegliere le proprie vittime. Quindi fate del vostro meglio. Venite, venite in tanti se volete. Venite ad affrontarmi e vedete se riuscite a strapparmi questa cintura. Sempre se ne uscirete con le ossa ancora integre. Oh! Ma che cazzo è questo? Oh, io Michele in realtà penso di avere perfettamente idea di chi sia questa persona. Il simbolo sulla schiena. Sì, il simbolo sulla schiena, questa indiscussa agilità, Michele. Jay Austin qui ha chiesto una sfida che forse non si sarebbe mai aspettato nella storia di Takedown. Oddio. Oddio. E penso proprio che questa stessa persona stia... sta chiamando qualcuno. E infatti... ma chi sono questi? Ma chi sono questi? Li conosciamo più che bene, Michele, lascia che ti presenti i fedeli della luce. Ma che cazzo mi significa? I Lightsworn, Michele, Mike, Mark e Brad McInroe lasciano il loro impatto in quella di Takedown attaccando Jay Austin. Questo non me la sarei aspettato. Oddio, si fanno un botto interessanti, quindi debuttano. Oddio, è il super... che succede? Di nuovo. Oddio, sono ritornati. Sono ritornati direttamente con quello stesso sub. E qui io non so come hanno fatto poi a guidare e pestarsi lunamente, non ne ho idea. Avranno entrambi conseguito il massimo dei punti alla patente di guida, probabilmente. Esatto. Oddio, intanto... oh! Collisione che non va da nessuna parte qui. Sono in un'impalcatura abbastanza elevata, Michele. Mamma mia. Sono ancora scosso da quello che ho visto prima. I Lightsworn che lasciano il loro impatto contro il campione international Jay Austin. Questa è una sfida che probabilmente non si aspettava. Infatti. Comunque parlava proprio di Trell, Jay Austin, a ridicolizzare il suo titolo. Di solito quando Trell sente qualcuno che lo ridicolizza e poi lo mena. Infatti. Yeah. Però qui... però... Trell non voleva pensare a questo. Sta pensando a TBR in questo momento. Ma non... Pensando che veramente a portarlo giù! Oh mio Dio! Oh! Mamma mia che splash! Holy shit! Oh mio Dio! Mamma mia che... Beh... Beh... Bando alle ciance, passiamo al prossimo main event. Ciancio alle bande, insomma, abbiamo visto un uomo come TBR che potrebbe avere una carriera molto più breve di quanto pensiamo in quella di Takedown. Se NBG se l'ha cavata piuttosto bene, beh, ha lasciato un... Takedown non ha lasciato un bel impatto, mamma mia. Beh, invece che impatto ha lasciato sul pavimento del backstage TBR? Così come Trell quando si è buttato lui stesso. Adesso sfida. Sfida tra Catastrofe e Cyber Adam. Sì, che... settimana scorsa Michele Cyber Adam era impegnato nel main event contro Bogdan. Proprio per andare come primi sfidanti al titolo di Catastrofe. Finalmente Volkov voleva realizzata la sua circa visione, insomma, che finalmente Bogdan non aveva più altri impegni che lo potessero impedire di affrontare Catastrofe, ma subito Dottor Marius col suo Cyber Adam. Infatti questa è una sfida per decidere. Questa la scorsa settimana doveva essere chi andava contro Catastrofe, ma alla fine non si è deciso nulla. No, infatti qui abbiamo Catastrofe che affronta uno dei suoi possibili sfidanti, se non... vorrei dire Michele di probabile schivante. Se non probabile uno dei due addirittura, Michele, pensa un po'. Pensa un triple threat match a questo punto. Il ring o collassa o... collassa. Assolutamente, tra il peso delle... dei 150 e passa chili di metallo e è una forza demoniaca di Cyber Adam, insomma il cyborg qui di Takedown, tra il demone Catastrofe e Bogdan, l'umano più o meno, l'umano molto, molto muscoloso, un umano decisamente muscoloso. Decisamente muscoloso che ha ottenuto tutto grazie al duro lavoro e per niente utilizzando cose strane. Non specifichiamo. Non specifichiamo, infatti, per i bambini a casa sempre, perché Takedown è uno show per famiglie. Bogdan, per ottenere quel fisico lì, ha sempre mangiato le vitamine dei Flintstones. Quindi bambini, mangiate le vitamine dei Flintstones e un Lupo Alberto. Lupo Alberto sempre. Vabbè, sempre le caramelle gomose del Lupo Alberto possono curare anche il Covid. Probabilmente. Ok, va bene. Intanto Catastrofe mette l'angolo Cyber Adam, mamma mia. Cioè, prendi me, Michele, ad esempio. Io mangiavo le caramelle del Lupo Alberto nel 2020 e il Covid non l'ho mai preso. Non è ottima soluzione. Non è una coincidenza, guarda caso. Coincidenze io non credo. Arrivato Michele, ora che ci penso, ci sono state due cose in questa puntata finora che non sono accadute, devo dire. Quale sarebbero? Le due cose che tu molto spesso, cioè spesso e volentieri nomini in realtà. Ah, è vero, non è successo, porca puttana. Ma forse è il momento di rivalutarci, perché qui è il main event. Già, abbiamo visto match abbastanza brevi, adesso vedremo questo che... ci metteranno un bel po' perché sono veramente due bestioni. Assolutamente. Sarebbe come se finisse in 5 minuti uno scontro simile. Abbiamo da un lato il campione Catastrofe che praticamente ha dovuto affrontare tra demoni interiori, altri demoni, i demoni del passato, i demoni interiori che aveva nel passato. Insomma quella storia ormai è da buttare, ormai... no, è da dimenticare. Da dimenticare, finalmente sfidanti. In realtà non sono più o meno normali questi più o meno normali, però almeno siamo nella normalità. Siamo in una normalità quasi concepibile, più o meno. Esatto, intanto. Ma adesso basta chiacchiere, è il momento delle mazzate qua. E loro... mamma mia. Se le stanno dando. Azione, però T'hanno assecondato, Michele. Più mazzate che coppa. Oh! Oh! Porca puttana! Madonna! E tanto, mamma mia, che me l'ha sollevato con la supportenza. Ripeto, Michele, sono più di 150 kg quelli di Cyber Adam. E Catastrofe li fa schivare come se fossero assolutamente niente. Do calcetti. In Catastrofe. Già, non può sembrare niente. Mamma mia! Ben lungi dall'aver finito qui il campione indiscusso di Takedown. A riciclo butta le corde, lo riprende. Oh mio Dio! Oh, mamma mia! Ora lo rialza in piedi, Catastrofe, qui lo sta demolendo, lo sta riducendo a un tostapane. Già, e intanto, oddio, che fa? Oh, Fisherman Suplex. Mamma mia. E adesso lo va a rialzare. Adesso prende per il collo. No, Cyber Adam reagisce. Non si lascia prendere per la nuca Cyber Adam, che adesso prova una presa respinta da Catastrofe. Ci prova anche lui. Respinge Cyber Adam, respinta nuovamente di... Attenzione, l'ha preso. L'ha preso. Apocalypse Slam. Prova lo stiramento. 1, 2 e 3. No. Conto di 2 e mezzo. Catastrofe sembra... Questo si è lamentato un attimo da Mandingo. Voleva un conto forse un po' più rapido. Ad ogni modo sembra volerla concludere qui. Rialza Cyber Adam. Oh, in ginocchio. Questa l'ha tramandata. Mamma mia. Dalle arti marziali orientali e subito un suplex. Adesso lo va a prendere. Mamma mia. Madonna, affacciato a terra. Attenzione, Cyber Adam reagisce. Testata. Ci si può una craniata dritta sulle corna di Catastrofe. E giro tondo. Beh, un girone all'inferno. Scontata. Pessima. Pessima, amico, pessima. Intanto Nervold. Il nervo della... tu sai cosa? Catastrofe non so se ha bestemmiato alla fine. No, ma lui in teoria potrebbe, non lo so. Oh mio! È un demone, quindi... Come un Beyblade l'ha fatto girare. E qui non ha concluso Cyber Adam, anche lo dico. Anzi no, qui Catastrofe! Con le corna! Lo breaker, intanto lo prende. Mamma mia. Scaramento a terra qui Catastrofe. Irish whip. Mamma mia. Scontro. Sta durando tantissimo. Individualmente si stanno dando di santa ragione. Serie di testate di Catastrofe. Insiste qui il mazzoleamento. Attenzione, Catastrofe lo riprende. Exploder Suplex di Catastrofe. E qua mi sa si sta preparando la mossa risolutiva. Eccola, la mossa che l'ha portata alla vittoria del titolo. Armageddon. Toccava forse le corde qua. C'è un one more time generale del pubblico comunque di Takedown. Intanto mette a terra o si schiaffi all'attivazione mista. E ancora reagisce Catastrofe, ancora serie di colpi. Parato. Mamma mia, è testata ancora. Oh mio Dio. Un evitato, mamma mia. Schivano un po'. Schivata fantastica da parte di Catastrofe, che qui con un updrag lo ributta al suolo e sembra aver concluso. Porca mamma mia! Quello l'ha mandato in cortocircuito. Già. Se può provare forse il suo famoso... Eccolo! Classicone di Catastrofe! Questo è vintage Catastrofe! Exploder Suplex! E se la ghi... Oh mio Dio! L'ha preso! L'ha preso, si è distratto! The Freak Accident! Tienamento! 1! Solo conto di 1. Questo è disumano. Qua flexa qui e fa lo stesso errore. Però meno efficace. Oddio! Ma mamma mia, catastrofe! Mamma mia! Fatto troppo lo spavaldo Cyber Adam, devo dire. Quello l'ha riportato alla realtà. Realtà tutt'altro che virtuale per Cyber Adam. Eh già. Ancora destri, velocissimi di catastrofe. Intanto. Mamma mia! Qua. Se non la finisce qua. E se la assolve. Eccolo. Le sue peccati. Apocalypse Slam e qui Mandingo al conteggio per l'1, 2 e 3. E resiste ancora. È la sorpresa generale di tutti, devo dire. Mandingo qui ha fatto... Beh, c'era da aspettarselo forse. Insomma, con uno come Catastrofe come avversario niente è scontato, Miguel. Esatto. Io già a quello schiaffo che ti fa volare 2 metri in aria, già con quello mi asterco probabilmente. Ti avrebbe fatto fare l'overselling di Stone Cold. Altro che direttamente l'over... Avrei fatto io l'overselling a questo punto direttamente di The Rock, cioè... vabbè! Intanto voleva prendere i gradoni, catastrofe... sì. Seberado... Oddio! Cazzo, che dolore! Ha tirato una craniata contro... Oddio! Alla gamba! Il conteggio è arrivato a 6. È arrivato a 6 qua tanto, oddio! Ma che vuole fare? Vuole trattenerlo? Oddio. 7 adesso lo rialza. Forse lo volevi buttare a questo punto nel... no. No, attenzione. No. Oddio, oddio. Oh mio Dio! Vabbè, sì, ciao. Cioè dai, ho capito che è un demone, per carità, ma una botta del genere come cazzo fai? Oh beh, come resiste a questa però. L'ennesima. Però questa, almeno questa la sente però. 1, 2 e niente. E Cyber Adam non ci crede. Non ha mai affrontato niente come catastrofe prima d'ora. Esatto, non ha mai affrontato niente di catastrofe. Ancora Irish Whip. Se lo prende sulle spalle, attenzione. No, lo colpisce dietro catastrofe. Oddio. No, anzi, backbreaker. Backbreaker. Io lo prende. Powerbomb. Powerbomb, sit out da parte di Cyber Adam. Oh, Dragon Screw! Dragon Screw! È arrivata. E adesso catastrofe. Lo finisce alle corde e lo riprende. Si sbattono contro. Mamma mia. Attenzione di nuovo. Backbreaker. Ma ancora riprende. Sballotto a terra. Attenzione, ecco, si mangia le mani. L'unico incita che gli spezzi le dita. Mamma mia, che colpo che ha subito qui. Intanto Cyber Adam e rialza in piedi Cyber Adam. L'ho preso, l'ha preso! Schieramento, 1, 2 e 3! E si rialza, no anzi, fa il kick out al conteggio di 2,5. Vicinissima la vittoria Cyber Adam, ma ancora... sta a sudà. Sta sicuramente sudando. Già. Oddio. Calcio blocco. C'è di catastrofe intanto, mamma mia. Oddio! Ma no, è Apocalypse Slam! Basta! 1, 2 e 3. Catastrofe sconfigge Cyber Adam del main event della puntata. E devo dirti, Michele, se questo è lo scenario del pay-per-view, insomma, Catastrofe non è mai stato tanto in difficoltà in questi ultimi periodi. In questo caso il match è stato abbastanza intenso, devo dire, Michele. Esatto. Oh! Oh! Vuole incassare? Però qui... Oddio, vuole incassare! Non mi dire! È andato bene, Michele, che forse... beh, Catastrofe è bello stanco! Parecchio stanco qui, Benichele vorrebbe sfruttare, si prende il suo tempo però il dottore con la sua valigetta del pronto soccorso. Attenzione! E gli dice no, no, lo sapevo. Anzi, Benny Green diversa, però Michele è comunque un chiaro messaggio, l'ho avvertito, l'ho avvertito. Che sia, cioè, Bogdan, che sia Severato, che siano entrambi, comunque, Catastrofe deve ricordarsi che c'è comunque una mina vagante dietro il suo match per il più. Esatto. Intanto finisce così la puntata, molto breve ma intensa. Breve ma intensa, sicuramente è un buon modo per definirla. Per il modo, Michele, fai tu gli oneri di chiusura, visto che Takedown è tuo. Esatto, vabbè ragazzi, come di consueto, ci rivedremo nella prossima puntata di Takedown NBG Fury. E manca sempre poco, penso, a SummerSlam, che dire. Io, da Michele Avino e da Gabriel Espino è tutto. Buonanotte a tutti ragazzi, e vi ricordate che la vita blu non muore mai. Ciao. Ciao.